Vado? Ciao, come come. Apro. È stato torto il Cristiana, vai, si vai, va. Per tutti i gusti, corti, sottili, eleganti e robusti, di custodia, avventura, storia. Questo è il secondo appuntamento che noi abbiamo con la scuola. Un appuntamento importante per tanti motivi, non solo quello dell'educazione alla lettura e quindi l'importanza che in una scuola, che la scuola deve dare appunto alla, diciamo, all'educazione alla lettura, allo stimolo, ma anche il fatto che porta il nome di una socia del Sor Optimist, Mara Verri, che è stata una socia fondatrice e quindi insieme a noi ha costruito questo percorso di costituzione importante che poi è sempre stato finalizzato al territorio, alla, diciamo, alla, ai diritti umani, all'accettazione delle diversità. Quindi per noi, ecco, la lettura è anche uno strumento importante perché proprio fin dall'asilo, fin dalla scuola dell'infanzia si possa far capire ai bambini che bisogna accettare le diversità e che, ecco, i diritti umani, diciamo, sono un principio fondamentale, importante. Quindi noi abbiamo intenzione di continuare con questo progetto, che poi tra l'altro rientra anche in un progetto nazionale, il Sor Optimist d'Italia, che è quello di dedicare in tutte le scuole dell'infanzia dei comuni dell'Elba delle biblioteche dedicate a Mara Verri. E una volta che abbiamo terminato il percorso delle scuole dell'infanzia, cominceremo le scuole elementari, le scuole medie, e quindi vogliamo veramente che il Sor Optimist rappresenti anche cultura, cioè quindi ci piace proprio questo progetto da portare avanti perché ha questa duplice valenza. Il ricordo di una socia cara, una grande donna, e poi anche uno di quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri, diciamo, principi. Sant'Agostino, il dottore della Chiesa, diceva: amate, ama quello che sarà, diceva ai giovani. E questa occasione di oggi di poter contribuire alla crescita dei giovani ben si inserisce in questo principio. E ascoltiamo bambini. E presenta un bambino. Un bambino si presenta. Oggi è un giorno importantissimo per noi perché si è realizzato un progetto con un'aula dedicata alla lettura. La lettura è fondamentale. E i libri fanno volare, i libri sono vele che fanno navigare, come dice una famosa canzone per l'infanzia, aprono tutti gli orizzonti. Per noi questo è un momento di importanza fondamentale perché è un progetto che vede tutto il territorio coinvolto. Ci abbiamo Sor Optimist, Club dell'Elba, ci abbiamo la famiglia Rebua, Bartolini, Verri, ci abbiamo la scuola, ci abbiamo anche l'amministrazione comunale che ci ha aiutato anche a allestire questo spazio. E quindi per noi è un progetto dove tutta la comunità capoliverese si sente proprio rafforzata. Abbiamo tanto aiuto, avuto tanto aiuto dalle famiglie, perché Mara per questa scuola e per tutte le nostre scuole del territorio ha rappresentato sempre un punto di riferimento al di là della giornata di oggi. Era una mamma presente, un genitore molto attivo, ha fatto parte dell'associazione genitori di questa specifica scuola dove sono stati cresciuti i suoi bambini.